quello che devo precisare è che l'amministrazione comunale ha fatto tutti i passi e gli atti ufficiali per poter intitolare una piazza che non aveva un'intitolazione. Tra l'altro non vi nascondo che nelle more di tutta questa iniziativa che noi abbiamo fatto, perché logicamente ci prendiamo lo scrupolo di andare a verificare le carte e le mappe comunali, abbiamo anche scoperto un'altra circostanza assurda, che è quella che tutti definiscono via Don Orione, in realtà nelle mappe del comune ufficialmente è ancora via Schiavone Magno, quindi significa che chi nel 2006, perché ora sentivo dire, ah ma nel 2006 la giunta dell'epoca intitolò la piazza, la via Don Orione, in realtà disse che avrebbe intitolato la via Don Orione, ma poi non ha fatto gli atti conseguenti. Noi gli atti conseguenti li abbiamo fatti tutti, abbiamo scoperto che c'è un piazzale che non era intitolato, l'abbiamo intitolato, tra l'altro una persona verso la quale il parroco stamattina sull'Avvenire di Calabria ha espresso tra l'altro tantissima gratitudine, perché addirittura è un ex-Kennedy, è la persona alla quale si ispira la Chiesa nel momento in cui mette in atto delle opere di beneficenza, e l'ha detto ufficialmente sull'Avvenire di Calabria. Quindi tutto sto non riesco a capire qual è il fatto che poi per il popolo questa piazza sia piazza Sant'Antonio. Se civilmente, voglio dire, se civilmente ci si vuole sedere attorno a un tavolo e dire ah ma se ne può riparlare, però c'è la commissione toponomastica che è deputata a questo. Ragazzi, ognuno dobbiamo capire che ormai ci sono, voglio dire, cioè noi cerchiamo la legalità di farla passare anche nelle piccole cose, anche, cioè voglio dire, se ci sono degli organi deputati a fare questo lavoro, perché li dobbiamo scavalcare? Se c'è una commissione toponomastica, tra l'altro è composta da storici, da persone di primo rilievo, cioè nessuno mai ha detto mezza parola sui membri della commissione toponomastica, mentre in cui loro si riuniscono all'unanimità decidono delle cose. Voglio dire, se voi capite bene che se noi abbiamo intitolato 96 tra piazza e strada, se avessimo dovuto andare casa per casa a chiedere a tutti ma tu sei d'accordo che abbiamo intestato la piazza Tizio, la via Caccia, cioè sarebbe stato veramente... Allora, questo è assemblearismo, no? La democrazia è un'altra cosa. Se poi vogliamo fare la folla manzoniana e scatenarla, allora per ogni cosa ne possiamo pure ragionare, però noi non siamo d'accordo. Ma la cerimonia non la facciamo perché siccome abbiamo un pullman pieno di persone che sono venute da mezza Italia, francamente noi non possiamo ora, la signora che è la responsabile, per me l'avrei fatta, per me è un atto ufficiale intitolare alla piazza, però la signora che è la referente dell'associazione per la Calabria, la signora Lombardo Circosta, non se la sente di fare, di presiedere a questa intitolazione. Quindi che queste persone sono state accolte dal vescovo e fino a 10 minuti fa era assieme a loro, insomma non ho capito esattamente di che cosa stiamo parlando con il parroco e con la comunità.